Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi i miei acquisti fatti sul sito della San Martino, l'azienda che produce budini, lievito. L'anno scorso avevo acquistato una grande scatola di latte in occasione del loro 80° compleanno, compleanno di attività. Mi avevano mandato questa scatola piena di prelibatezze, vi lascio magari il video giù in info box o nelle schede se non l'avete visto. Mi ero trovata bene e adesso ho pensato di fare alcuni acquisti sul loro sito perché non riesco assolutamente a trovare nei supermercati il lievito né per dolci né per cose salate, quindi sono andata direttamente alla fonte perché non sapevo come fare, erano cose che mi servivano. Quindi cominciamo subito proprio dal lievito. Ho preso il lievito per dolci, queste buste contengono tre bustine più piccole, io ne ho prese tre, ma loro me ne hanno mandato quattro perché una era in omaggio, quindi per un bel po' di tempo avrò lievito per dolci. Io non faccio tutti i giorni dolci e torte, assolutamente, ne farò una volta al mese, neanche, però almeno così ho un pochino di scorta, per un po' sono a posto e non me ne devo preoccupare. Tanto hanno una scadenza che va molto in avanti perché scade nel 2023, quindi ho anni di tempo per fare delle torte. Poi ho preso una busta da tre bustine di lievito istantaneo. Questo, a dire la verità, lo utilizzo molto meno rispetto al classico lievito di birra o lievito madre, perché comunque mi piace meno, diciamo così. Però mi è comodo tantissimo quando magari voglio fare una pizza veloce, quindi non voglio aspettare tutto il tempo di lievitazione, ma voglio fare l'impasto, impastare e mettere in forno. Quindi in quei casi mi viene benissimo. Ne ho preso solo una busta perché, come vi dicevo, lo utilizzo poche volte, è una soluzione che adotto solo occasionalmente, però insomma avere tre bustine di questa tipologia comunque mi faceva piacere, quindi l'ho acquistata. E poi invece utilizzo molto di più il classico lievito di birra. In questo caso è biologico, ne ho preso solo una confezione che ne contiene tre più piccole, perché comunque in casa ho ancora un sacchetto abbastanza grande di lievito madre, quindi non mi serviva con tutta questa urgenza, non comunque come quello per i dolci, che invece non ne avevo proprio più neanche una bustina, e quindi ho pensato di acquistarla, diciamo, da tenere così come scorta. Questo è biologico, non l'ho mai provato, però è lievito di birra in polvere. Questo scade nel 2021, quindi ho soltanto un anno di tempo, ma sicuramente credo che in un anno qualche pizza la vorrò fare, quindi mi servirà. Poi ho preso, sempre in previsione della torta che volevo fare a giorni, perché comunque ho acquistato perché ho intenzione di fare una torta a breve da mangiare a colazione e non avevo gli ingredienti, insomma, quindi mi servivano quelli. Ho preso la granella di zucchero, quella da mettere sopra, spero che riusciate a vedere qualcosa, è questa granella qua. Mi piace tantissimo sulle torte, a parte che è decorativa, secondo me, perché comunque ci sta bene una torta con la granella sopra, fa la sua figura, ma poi mi piace proprio sentire sulla superficie della torta questa granella di zucchero. Poi, sempre per i dolci, ho preso due fialette di aroma, questo è alle mandorle e questo è al cocco, quindi farò delle torte aromatizzate alle mandorle e al cocco. E adesso invece passiamo alle cose salate. Ho preso una confezione di dado da brodo senza glutamato, mi ero trovata molto bene con questa tipologia. Adesso io il dado lo avevo finito e quindi ho pensato di prenderne una confezione che mi durerà tantissimo perché noi il brodo lo mangiamo una volta ogni 2 mesi neanche. Però insomma comunque ha una lunga scadenza, mi fa piacere tenerlo in casa, poi ogni tanto lo utilizzo anche quando faccio il risotto, quando faccio un arrosto, quindi non soltanto per il brodo, però è comunque una tipologia di prodotto che mi dura tantissimo. E questo in particolare è per il brodo classico, come vi dicevo prima, senza glutamato e anche senza grassi idrogenati, quindi è un prodotto che in teoria dovrebbe essere leggermente più sano rispetto a quello classico che contiene glutamato, grassi, eccetera. E poi ho preso due cose un po' sfiziose che mangerò probabilmente come accompagnamento alla pietanza, come sostituto del pane. Due pacchi di cracker, uno al gusto mediterraneo, questi sono cotti in forno, sono dei mini snack in realtà, io li chiamo cracker, ma sono proprio dei piccoli snack, sono quadrati, non so se riuscite a vedere l'immagine, sono cotti al forno con olio di girasole. Il gusto mediterraneo è praticamente
pomodoro, basilico, mozzarella, diciamo gusto pizza, tanto per capirci. E poi invece ho preso il gusto rosmarino, che è un pochino più classico, che contiene anche timo, quindi rosmarino e timo, sempre cotti al forno e sempre con olio di girasole. Questi mi piacciono proprio come stuzzichino, magari quando mangio a cena o a pranzo un secondo di pesce, un secondo di carne, magari ci aggiungo due o tre di queste cose. Questa è tutta la mia spesa dal sito della San Martino, che non so se ve l'ho detto all'inizio del video, non me lo ricordo, si chiama Non Solo Budino, comunque ve lo lascio giù in info box. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.